Benvenuto a questa mia presentazione sul trapianto fecale del microbiota. Oggi presenterò il concetto, presenterò la scienza dietro a questa terapia, presenterò considerazioni importanti se stai pensando di eseguire la terapia o se sei già in fase di preparazione. Mostrerò anche una breve sequenza con un esempio concreto di come si implementa il trapianto. Il mio nome è Davide Patti, io sono uno scienziato, un ricercatore del microbiota intestinale umano. pattibiomed.com è il mio sito internet. Sulla sinistra puoi vedere i punti che tratterò oggi. La prima metà della presentazione si concentra intorno all'evidenza e ai concetti in preparazione della terapia. Nella seconda metà mostrerò i passi uno per uno della terapia, anche includendo un video sull'implementazione. Cominciamo. Innanzitutto, perché parlo del trapianto fecale? Parlo del trapianto perché la modulazione del microbiota è argomento del mio lavoro, dei miei studi e perché utilizzo il trapianto fecale su me stesso per una condizione autoimmune, una malattia autoimmune. Aiuto anche altre persone con la pratica. Cos'è il trapianto fecale? Il trapianto fecale è una terapia medica dove si prendono le feci di un donatore sano e si trapiantano, si trasferiscono nel tratto digerente di un paziente. L'obiettivo del trapianto è correggere una disbiosi microbica nell'intestino. Dico microbica perché vi sono molte forme di vita oltre ai batteri nel nostro intestino. Trapianto fecale del microbiota, si dice anche ma trapianto fecale basta o trapianto fecale del microbioma, in inglese si abbrevia con FMT, si riferisce tutto quanto al trapianto fecale. Per darti un'idea, siccome parliamo di un trapianto di feci, le feci fresche sono composte da 75% d'acqua, 15-20% da residui alimentari e tossine, 5-10% di batteri o di microbi. Le feci sono il probiotico supremo che conosciamo oggi, sia per numero di ceppi che per quantità di batteri per ceppo. Inoltre, le feci contengono acidi grassi a corta catena, sono una classe di molecole che rappresentano la fonte energia primaria, energetica primaria delle nostre cellule nel colon. Applicazioni del trapianto. Allora, nella pratica medica corrente, il trapianto fecale viene utilizzato esclusivamente per infezioni ricorrenti da Clostridium difficile. Si tratta di un'infezione che risulta da un uso generoso di antibiotici. FMT corregge la disbiosi che si instaura post uso antibiotico, non sappiamo esattamente come. L'ipotesi è che la risoluzione dell'infezione avvenga attraverso la correzione del metabolismo degli acidi biliari. Se guardiamo in letteratura scientifica, troviamo una forte evidenza, troviamo diversi studi che dimostrano che il trapianto fecale può drasticamente migliorare o risolvere la colite ulcerosa, soprattutto nel primo anno dopo l'instaurarsi della patologia, dello sviluppo della patologia. Altrimenti troviamo testimonianze suggerenti l'efficacia per altre patologie, queste sono documentate soprattutto in casi di studio. In teoria, tutte le condizioni legate ad una disbiosi intestinale possono beneficiare del trapianto fecale e sappiamo oggi che malattie croniche da praticamente tutti i grandi gruppi di malattie croniche sono associate ad una disbiosi intestinale, sto parlando di malattie metaboliche, di malattie neurodegenerative, autoimmuni e anche cardiovascolari. Allo stesso modo, stati di malessere temporanei sono anche associati ad una disbiosi temporanea, mi riferisco soprattutto a sforzi fisici eccessivi o stati di stress psicologico elevati. Da un punto di vista scientifico, ha senso provare il trapianto fecale in casi di malattia cronica, ovviamente legati a degli stati di disbiosi, che non rispondono a terapie meno inconvenienti oppure che non hanno nessuna terapia ufficiale, come per esempio il mio caso di colangite sclerosante primaria, una malattia autoimmune. Una curiosità che riporto qui alla fine, sappiamo che la composizione del microbiota cambia con l'avanzare dell'età. In uno studio recente, dove hanno trapiantato le feci di pesci giovani in pesci anziani,
è stato osservato un prolungamento della vita nei pesci trapiantati. Questa è un'illustrazione che ho preso dal primo studio elencato in fondo alla pagina. È un riassunto incompleto di diverse patologie dove il trapianto fecale ha dimostrato efficacia o dove potrebbe essere efficace. È di certo una terapia correntemente molto ricercata, con più di 150 studi clinici in corso, o sul trapianto stesso o sull'utilizzo del trapianto. Considerazioni prima di iniziare. Credo che sia abbastanza probabile che tu stia guardando questo video perché stai considerando il trapianto fecale, perciò vorrei cominciare con queste considerazioni. Innanzitutto, la parte più importante, devi informarti sulla tua patologia, devi assicurarti che sia veramente associata ad una disbiosi intestinale. Chiaramente puoi guardare nella letteratura, puoi leggere i libri, presentazioni da parte di scienziati, puoi leggere gli articoli di ricerca, ma secondo me anche gli articoli di Wikipedia al giorno d'oggi sono di qualità abbastanza alta per informarti sulla tua patologia. Puoi anche testare su te stesso, provare su te stesso. In genere, se trai benefici dall'utilizzo di antibiotici o di probiotici, oppure se stai meglio in uno stato di digiuno, questi sono tutti indizi che nel tuo caso sia presente una disbiosi gastrointestinale. Se la tua malattia è un mistero per il tuo medico o per i tuoi medici, questo è anche un forte indizio che il problema potrebbe essere legato ad una disbiosi microbica intestinale. Inoltre, in caso di malattia cronica, è importante che tu abbia capito, che tu ti sia confrontato con i seguenti temi. Innanzitutto dobbiamo capire i limiti della medicina moderna. È abbastanza probabile che il tuo medico non sia a conoscenza del ruolo della disbiosi intestinale nelle malattie croniche. Va bene così, lo accettiamo. Accettiamo che la professione medica moderna si è sviluppata intorno agli strumenti che gli sono stati messi a disposizione, e cioè i farmaci. Sfortunatamente abbiamo un sistema medico centrato intorno ai farmaci e non alla scienza. Poi devi capire che cosa influenza la digestione e probabilmente anche il concetto di permeabilità intestinale, soprattutto se hai incontrato il termine permeabilità intestinale o leaky gut nella ricerca sulla tua patologia. Poi devi avere delle idee su come tu abbia sviluppato la disbiosi, la malattia, che cosa ti ha predisposto, che cosa ha scatenato la malattia. Credo che sia buon senso dire che capire ciò sia il primo passo per migliorare il tuo stato di salute e mantenere uno stato di salute migliore, evitando ricadute. Poi il trapianto fecale è una forma di probiotico, è un probiotico molto potente, ma è sempre un probiotico e come tale dovrebbe sempre far parte di un approccio olistico, di un protocollo più ampio. Il trapianto fecale dovrebbe essere, a mio parere, l'ultima risorsa per cercare di correggere una disbiosi intestinale. Vi sono approcci molto più convenienti e controllati per provare a correggere un'eventuale disbiosi. Inoltre, l'esperienza aneddotica ci ha insegnato che è meglio non cominciare un trattamento con livelli elevati di infiammazione intestinale o di livelli elevati di permeabilità intestinale. Riassumendo in poche parole, dovresti informarti e se te lo puoi permettere, cerca di lavorare con un professionista di una medicina scientifica per investigare i punti. Considerazioni le diverse modalità, soprattutto per ottimizzare la tua o il tuo protocollo personale. Cominciamo con la durata della terapia, quanti trapianti sono necessari. Allora, Clostridium difficile si può curare in ospedale, in clinica o a casa. Nella maggior parte dei casi, 70-80%, con un trapianto solo. La durata di una terapia per altre patologie dipende da altri fattori, da tanti fattori. È una buona idea, secondo me, cominciare con un protocollo, con una durata che ha funzionato in altri pazienti sulla stessa patologia. È anche importante menzionare che spesso sono necessarie ricariche periodiche per riuscire a mantenere una biosi più sana, soprattutto in malattie autoimmuni.
Riguardo al modo di somministrazione, se guardiamo i dati sul Clostridium difficile, che sono sempre gli unici dati a disposizione finora, possiamo dire che somministrazioni via endoscopica per coloscopia e somministrazioni in versione fai da te per enema o clisteri sono efficaci allo stesso modo e sono superiori a somministrazione per via nasogastrica. Poi, paragonando cliniche che praticano il trapianto via enema, via clistere con un enema fai da te a casa, possiamo dire che le cliniche hanno un vantaggio in fatto di esperienza sicuramente e anche nella selezione dei donatori, che sicuramente le rendono una buona soluzione o una miglior soluzione a breve termine. Se sono necessarie ricariche periodiche, la miglior soluzione potrebbe diventare la soluzione fai da te. Paragonando altri aspetti, altri fattori, le cliniche sono sicuramente più care, il fai da te costa meno, ma richiede molto molto più tempo, soprattutto in mia esperienza se c'è da cercare un donatore al di fuori della propria famiglia. Poi, donatore singolo oppure donatore in multipli, non abbiamo nessuna evidenza in letteratura che paragona le due modalità. Sappiamo che un microbiota con un più alto livello di biodiversità corrisponde ad un microbiota più resistente, quindi in teoria più donatori potrebbero essere vantaggiosi. Poi feci fresche o feci congelate in una meta-analisi sul trapianto per infezione da Clostridium difficile indica la stessa efficacia. Sappiamo che più sono fresche le feci, più è mantenuto il rapporto originale tra i ceppi, con cambiamenti abbastanza contenuti fino a più giorni addirittura, se custodite per più di 2 settimane vanno in ogni caso congelate, al più freddo possibile e al più presto possibile, idealmente sotto i meno 70 gradi Celsius. Poi riguardo alla preparazione del paziente, in teoria un colon pulito, sempre in teoria perché non c'è evidenza in letteratura, in teoria un colon pulito e con un carico batterico ridotto, sono vantaggiosi per aumentare la probabilità di colonizzazione dei nuovi microbi. Riguardo alla preparazione del donatore, sappiamo che una dieta più diversificata corrisponde ad un microbiota più diversificato, che è una cosa positiva che vogliamo. Se il paziente presenta forti intolleranze alimentari, ha senso chiedere al donatore di evitare il consumo di grandi quantità o anche di piccole quantità di questi alimenti, a dipendenza del livello di intolleranza. Sempre cominciando al più tardi 4 giorni prima della prima donazione. Inoltre, pazienti con infiammazione intestinale possono anche reagire a fibre, in questo caso è particolarmente importante filtrare bene i residui alimentari, le fibre dalla soluzione preparata per il trapianto. Poi, qual è la quantità di feci ideale? 30, 50 o 100 grammi funzionano per curare il Clostridium difficile, dove le quantità più grandi correlano con tassi di ricadute più bassi, cioè più feci meglio è. Più feci significa più batteri, evidentemente, significa anche più residui alimentari, più tossine e più liquido da ritenere nell'enema. A dipendenza dal proprio stato di salute, ha senso cominciare con più o meno feci. Io consiglio di cominciare con 50 grammi e di aggiustare il quantitativo. A proposito di medicamenti e integratori, antibiotici e probiotici non hanno senso generalmente durante la terapia del trapianto fecale. Cibi e integratori prebiotici hanno senso, siccome stiamo parlando di dei nutrienti di molti ceppi benefici, l'utilizzo di inulina, fruttoligosaccaridi, amido resistente, hanno senso. Integratori per ridurre infiammazione dell'intestino. Ha senso, se necessario, utilizzare l'olio di pece, la boswellia, la quercetina, la curcumina, oppure, se necessario, medicamenti più potenti. In caso di infiammazione nel colon, consiglio di informarsi, e soprattutto nella colite ulcerosa, consiglio di informarsi sul protocollo Briggs, del dottor Briggs, mia opinione personale, secondo me è un buon punto di partenza. Poi integratori per ridurre o controllare la permeabilità intestinale ha senso, soprattutto in caso di malattie che sono associate con un'aumentata permeabilità intestinale.
Considerazioni aspettative, una parola sulle aspettative dopo il completamento della terapia. L'esperienza ha dimostrato che può durare fino a 3 mesi al nuovo microbiota per stabilizzarsi dopo una terapia di 2 o 3 settimane. Se stai seguendo una dieta terapeutica, ha senso continuare con la dieta anche dopo il trapianto, sempre facendo attenzione che di consumare una dieta variata, anche con abbastanza fibre per nutrire i nuovi batteri. Come già menzionato, l'obiettivo del trapianto è di ristabilire un'eubiosi, che è uno stato caratterizzato da assenza di sintomi gastrointestinali. Se i sintomi digestivi persistono, considera le seguenti 2 opzioni. Innanzitutto, assicurati di aver individuato e indirizzato altri fattori, altri problemi nella gestione. Qui ne ho elencati alcuni. Consiglio sempre di lavorare con un dietista, un nutrizionista, soprattutto se puoi uno funzionale, o con qualsiasi professionista di una medicina scientifica. E come seconda opzione ti consiglio di provare o di considerare di provare un altro donatore. È possibile che un donatore sia incompatibile, questo nonostante sia un donatore sano. Considerazione sui rischi e sui benefici. Come tutte le terapie, vi possono essere effetti desiderati e indesiderati, anche con il trapianto fecale. Il trapianto è generalmente considerato un intervento a basso rischio, entrambi in letteratura scientifica, così come nella pratica medica. La gran parte degli effetti indesiderati è lieve e di natura gastrointestinale. Ho incluso qui una lista degli effetti indesiderati, degli effetti maggiormente riportati. Effetti collaterali seri sono rari, ma comunque esistono. Qui ho riportato 3 casi che sono riuscito a scovare in letteratura. Il primo, dove il paziente ha sviluppato uno stato di obesità, un secondo, dove si sono sviluppate delle neuropatie, e un terzo, dove il paziente ha sviluppato una microcolite. Evidentemente non sappiamo come sono stati selezionati questi donatori. Non sappiamo come è avvenuto il trapianto e non sappiamo se il trapianto è veramente responsabile per lo sviluppo di questi effetti collaterali. Il trapianto può in ogni caso scatenare delle riacutizzazioni in patologie presenti. Qualche punto sulla selezione del donatore prima di passare alla parte fai da te. Le raccomandazioni per esaminare i candidati variano da istituzione a istituzione. Vi sono raccomandazioni molto superficiali, semplici, come quelle dell'American Gastroenterology Association. Ci sono quelle estremamente dettagliate e approfondite, come quelle nelle linee guida della conferenza sul consenso europeo del 2017, questo. Puoi trovare i link ai documenti a cui mi riferisco qui sotto nelle note. Il fatto che variano così fortemente è un chiaro segno che non sappiamo come individuare un microbiota sano. Ciò che tutte le raccomandazioni hanno in comune sono 3 strati di testing, di esami. Innanzitutto delle domande sulla salute del candidato, sulla salute generale, poi degli esami del sangue e come terzo punto, gli esami delle feci. Ho incluso qui i prezzi approssimativi degli esami basati sulla mia esperienza utilizzando laboratori negli Stati Uniti, in Spagna e in Svizzera. Quindi parliamo di 130-350 euro per gli esami del sangue e da 70-450 euro per gli esami delle feci. Chiaramente si possono sempre fare test aggiuntivi, soprattutto delle feci, per esempio si può analizzare la diversità del microbiota, si può esaminare il profilo degli acidi grassi a corta catena, si possono cercare patogeni. La domanda è sempre se ne vale la pena. Alla fine della presentazione ho incluso dei link a delle risorse utili, uno dei quali è un documento con i criteri che utilizzo io e che consiglio. La verità è che non abbiamo capito perché esattamente il trapianto funziona, quando funziona. Di conseguenza non abbiamo degli indicatori da esaminare nei nostri candidati. Quel che possiamo fare è trovare un donatore sano e poi provare a utilizzare questo donatore sano, provare a fare il trapianto utilizzando questo donatore. Questo
Questo è quello che facciamo in pratica. Si tratta probabilmente di una questione di compatibilità tra paziente e donatore che determina il successo o il fallimento di questa terapia. Simile di fatto a quel che si osserva in altri tipi di trapianto. Quel che sappiamo e che dobbiamo tenere in mente o in considerazione quando vogliamo trovare un donatore sano è che i fattori ambientali, sto parlando di tutto, del cibo, dei medicamenti, del sole, dei traumi, sport, pensieri, del sonno, tutti questi possono modulare il microbiota. In generale troppo di ogni fattore ha un effetto negativo sul microbiota, o anche troppo stress accumulato, anche, ma anche troppo poco può avere un fattore, può avere un effetto negativo sul microbiota. Per darti un esempio pratico, se il donatore che vogliamo utilizzare è uno studente, dobbiamo essere coscienti che il suo microbiota sarà diverso a fine semestre rispetto all'inizio, questo per via dello stress che si va a accumulare avvicinandosi agli esami. Da tenere in mente quindi che generalmente un corpo e una mente forti tenderanno a custodire un microbiota forte. Ha quindi senso guardare a indicatori di salute generici per identificare una salute generale, un livello di salute generale. Può anche aver senso scegliere un donatore con una sovrapposizione a livello ambientale o a livello di geni con il paziente. In conclusione, non ha senso cercare il donatore perfetto, questo perché non sappiamo come trovarlo. Noi stiamo cercando un donatore sano e che vogliamo provare e testare. Trapianto fai da te, responsabilità, questa è la mia declinazione di responsabilità prima di cominciare con la parte pratica della presentazione. Quindi le raccomandazioni in questa presentazione si basano sui miei studi del microbiota, sulla letteratura sul trapianto fecale, sull'esperienza mia e quella di terzi con la pratica. Assicurati di informarti su quel che fai, lavora con un professionista in medicina applicata, se riesci una medicina centrata sulla scienza, specialmente per assicurarti di aver provato eventuali terapie che sono rilevanti e che sono meno inconvenienti. Io non sono un medico, sono uno scienziato nel più profondo del mio cuore, ho un master in chimica, le mie conoscenze mediche si concentrano sul tratto digerente e sono una conseguenza del mio studio e della ricerca nelle seguenti patologie: l'intestino irritabile, fibromialgia e autoimmunità. Questo soprattutto per motivi personali. Comincio con la parte più pratica. Questi sono i passi del trapianto fecale fai da te. Innanzitutto abbiamo la definizione del protocollo, definendo prima le modalità del protocollo, preparando poi l'accordo per il donatore, le domande sulla salute e i criteri degli esami. Dopodiché abbiamo il secondo passo, trovare un donatore sano. Poi il terzo passo abbiamo la preparazione alla terapia, sempre secondo il protocollo. Come quarto passo abbiamo l'implementazione della terapia. E quinto passo opzionale, la fase di mantenimento. In mia opinione, tra tutti questi passi, il più difficile è di gran lunga trovare il donatore sano. La terapia in sé, l'implementazione in sé può sembrare difficile, in verità è un po' scomoda, soprattutto la prima volta o le prime due volte, ma ci si abitua in fretta e diventa una questione di routine. Proseguirò ora descrivendo tutto il processo passo dopo passo. Fai da te, definizione del protocollo. Questo è il primo passo. Definire il protocollo significa assicurarsi di coprire i seguenti punti. Dobbiamo decidere la durata del protocollo e le modalità. Il modello più comune è quello per l'autoimmunità, dove utilizziamo un donatore per 2 o 3 settimane, facendo un trapianto al giorno, utilizzando feci fresche. Poi definiamo i criteri per esaminare i candidati. Innanzitutto le domande sulla salute, il primo livello di screening, abbastanza semplice, anche se a mio parere nelle raccomandazioni istituzionali mancano alcuni dei criteri più basilari. Poi ci sono gli esami del sangue e delle feci, che sono un pochettino più difficili da definire perché variano fortemente da raccomandazione a raccomandazione.
Ricorda sempre che l'obiettivo è identificare un individuo sano, poi dobbiamo decidere gli eventuali requisiti alimentari per il donatore e quali. Poi dobbiamo definire la fase di preparazione, per esempio l'uso di sessioni di colon idroterapia per pulire il colon e diminuire il carico batterico. In alcuni casi ha senso considerare l'uso di antibatterici o antibiotici per ridurre il carico microbico patogeno. Poi dobbiamo decidere e organizzare l'aspetto logistico, il passaggio dei campioni di feci dal donatore al paziente. Io consiglio di trovare un laboratorio che possa fare, che possa agire da tramite. Questo dà flessibilità sia al paziente che al donatore. Poi dobbiamo definire un eventuale incentivo monetario. Io consiglio di pagare per ogni campione che si riceve. Poi dobbiamo riassumere tutte queste condizioni nell'accordo per il donatore. Come già menzionato, io stesso ho sviluppato dei documenti che contengono l'accordo, contengono le domande sulla salute e anche i criteri dell'esame del sangue e delle feci che io ho perfezionato, utilizzo e consiglio. Ho aggiunto un link a questi documenti alla fine della presentazione. Poi fai da te trovare i candidati, è il prossimo passo, dove e come puoi trovare un donatore. Io consiglio di cominciare guardando all'interno della propria famiglia. Questa è la strategia più semplice, più veloce, meno cara che ho visto funzionare. Altrimenti qui ci sono un paio di idee su dove ti consiglio di cercare, dove mi aspetto che tu possa trovare degli individui con un livello di salute sopra la media, innanzitutto tra gli amici, presso gli sportivi che si allenano all'aperto, poi studenti di scienze dello sport, pompieri, volontari, presso i negozi di cibi biologici o all'interno di comunità paleo. Per approcciare i candidati puoi adottare due strategie, puoi approcciare in modo personale o in modo impersonale. Io personalmente ho avuto più successo con il secondo, con l'approccio impersonale. L'approccio personale consiste nell'essere aperto e completamente onesto su come ti senti e su cosa stai cercando. Stai cercando qualcuno, una persona in buona salute, con una digestione perfetta per provare a riparare il tuo tratto digerente utilizzando il trapianto fecale. Fai capire che si tratta dell'ultima sponda, che si tratta di una terapia scientifica e che saresti immensamente grato dell'aiuto. Oppure puoi adottare un approccio impersonale e dire che stai cercando delle feci sane per una terapia sperimentale e sei disposto a pagare soldi, che il donatore verrebbe pagato a campione, rendendo chiaro che il donatore non ha nessuna responsabilità per quel che viene fatto nell'esperimento. Puoi testare i candidati. Innanzitutto parla con il tuo candidato e assicurati che abbia capito l'impegno. In questo caso, che dovrà mettere a disposizione un campione di feci ogni giorno per la durata di 2 o 3 settimane e che riceverà 20-30 euro per ogni campione donato. Poi prosegui ad esaminare i criteri del questionario sulla salute e vedi se il candidato rimane qualificato. Dopodiché, consegnagli l'accordo e digli di leggerlo con tranquillità. Spiegagli che si tratta di un accordo e non di un contratto, e che il suo scopo è di chiarire il processo. Se il candidato è poi d'accordo con il processo, firmate entrambi due copie, uno per te e uno per il candidato. L'accordo stesso deve contenere una lista degli esami sia del sangue che delle feci. Chiedi poi al donatore di proseguire con gli esami del sangue, digli quando e dove eseguire gli esami del sangue, digli che i costi sono già coperti. Evidentemente questo implica che tu ti sia già occupato di trovare un laboratorio e di organizzare gli esami. Consiglio di cominciare con gli esami del sangue, nonostante siano più cari, per il semplice fatto che vedo più candidati squalificati durante gli esami del sangue che delle feci. In ogni caso, rivedi i risultati del sangue, valuta da solo con l'aiuto di un professionista. E se sei soddisfatto, comunica al tuo candidato di proseguire con gli esami del sangue.
Rivedi poi i risultati dell'analisi delle feci e se sei soddisfatto, congratulazioni, hai trovato il tuo donatore. Che in mia esperienza è la parte più difficile di tutta la terapia. Per darti un'idea, correntemente e dopo aver ottimizzato il processo, il mio tasso di successo è circa 1 su 3, significando che ogni 3 candidati che passano il questionario sulla salute, solo uno supera gli esami del sangue e delle feci. Fai da te preparazione del paziente, mentre esamini il tuo candidato puoi già cominciare con la fase di preparazione, che è comunque opzionale. Io consiglio gli stessi principi che consiglia la clinica Tamount, e cioè di ridurre il carico batterico nel colon, utilizzando due approcci. Il primo consiste nel normalizzare la consistenza delle feci, raggiungendo feci tipo 4 nella scala di Bristol, utilizzando degli integratori, per esempio OxyCleanse, per incrementare la produzione e migliorare la consistenza delle feci, un mese prima dell'inizio della terapia. Il secondo approccio consiste nell'uso di 2 sessioni di colon idroterapia, la prima approssimativamente 2 settimane prima del trapianto, per esempio quando ti sei assicurato un donatore, e la seconda sessione subito prima del primo trapianto fecale, cioè ore prima di eseguire il primo enema. Ti consiglio di eseguire la seconda sessione di colon idroterapia. Inoltre dovresti cominciare a procurarti il materiale. Ho elencato qui una lista del materiale sulla slide, ho aggiunto anche un link che riporta una checklist con tutto il materiale e anche una pagina Amazon con il materiale preselezionato. Sempre nella fase di preparazione organizza il materiale per il donatore, e cioè il contenitore Tupperware, possibilmente non trasparenti, e delle borse ermetiche a chiusura lampo, chiusura zip. Le borse servono per isolare e trasportare il contenitore che è riempito di feci, con il campione di feci. Sempre secondo il tuo protocollo, ricorda al donatore di adattare la sua dieta, in caso fosse necessario. In generale una dieta variata, ricca di molta frutta e molta verdura, è ideale, e in più evitando grandi quantità di cibi ai quali reagisce il paziente, e questo almeno 4 giorni prima della prima donazione. Questo perché il cibo ci mette da 2-3 giorni e mezzo ad attraversare il tratto digerente. Sono arrivato all'implementazione vera e propria, che si suddivide in 3 punti. La prima è la preparazione della soluzione, la seconda l'inserzione della soluzione nel colon, e la terza l'ordine e la pulizia. Ho preparato un filmato con una dimostrazione dell'implementazione. Buona visione. Implementiamo il trapianto fecale a casa in 3 passi. Il primo passo consiste nel preparare la soluzione. Il secondo passo è prendere la soluzione e inserirla nel colon. E il terzo passo è pulire il materiale e fare ordine. Cominciamo col primo passo, che sarebbe appunto preparare la soluzione. Vi mostrerò ora come si fa. Questo è il materiale di cui avete bisogno. Ve lo presento brevemente. Abbiamo prima di tutto un setaccio e un contenitore. Abbiamo una soluzione salina che io ho preparato precedentemente. Si può preparare prendendo 1 litro di acqua distillata e mischiando 9 grammi di sale. Sale marino va benissimo. Ci serve un contenitore con un misurino. Poi abbiamo questo palloncino per enema. Abbiamo il nostro campione di feci che riceviamo dal donatore. Abbiamo dei guagliolini per pulizia. Abbiamo un sacco della spazzatura. Abbiamo dei guanti, 2 guanti latex. E poi abbiamo un contenitore, una busta con chiusura ermetica, e un cucchiaio in plastica che sono un buon uso. Prima di cominciare, vogliamo assicurarci di lavorare in un posto ventilato. Idealmente si può stare sul balcone oppure fuori in giardino, non c'è nessun problema, altrimenti il bagno sarà probabilmente il luogo più ventilato a vostra disposizione. Quindi cominciamo. Innanzitutto mettiamo
nostri guanti. Ecco. Sinistro. Guanto destro. Ora, l'idea è di prendere questo contenitore, questa busta, iniziare le feci e la soluzione salina qui dentro. Quindi cominciamo a togliere il nostro cucchiaio di plastica, lo mettiamo qua, poi le feci sono qua, la soluzione salina è qua, misuriamo un decilitro e mezzo, da un decilitro e mezzo a due decilitri idealmente, è una preferenza personale, deve essere, non deve essere esatta la misura. Questo è un decilitro e mezzo, va benissimo. Adesso la temperatura va benissimo, temperatura ambiente, anche qui è personale, temperatura ambiente fino a 35 gradi, va benissimo. Se il campione di feci viene congelato, idealmente si può scaldare l'acqua, prima di mischiarli, si può scaldare l'acqua a 35 gradi, come ho detto, perché qualsiasi grado più di 35 ucciderà i batteri. Quindi abbiamo misurato la soluzione salina e ora prendiamo il nostro campione, c'è un po' di spazio così potete vedere, metto in mezzo il contenitore che usiamo per lavorare, qua abbiamo il nostro cucchiaio, prendiamo il nostro campione. Per questo esempio sto utilizzando una torta di cioccolata, quindi non sto usando delle feci ma è una torta di cioccolata. Prendiamo le nostre feci, la torta di cioccolata, quello che sia. Mettiamo nel nostro contenitore. Ecco. Adesso, una volta utilizzato il nostro campione, possiamo prendere la busta dove stava il campione. Buttiamo il cucchiaio, buttiamo il contenitore, sono sempre assumendo che sono monouso, abbiamo già abbiamo tutto isolato qua, questo sarà, butteremo via alla fine della spazzatura. Quindi abbiamo le nostre feci qua dentro, ora mischiamo la soluzione salina, aggiungiamo la soluzione salina. Chiudiamo e mischiamo le feci con la soluzione salina. Troverete online dei portali che consigliano di utilizzare un mixer, un frullatore, per mischiare. Noi usiamo questa tecnica perché usiamo la busta, perché cerchiamo di minimizzare l'esposizione dei batteri all'ossigeno. Ricordiamoci che le feci contengono 10% di batteri, fino a 10% di batteri, e che alcuni di essi sono sensibili all'ossigeno e muoiono a contatto con l'ossigeno, quindi cerchiamo di utilizzare questa tecnica. Questo è il motivo perché non usiamo, per il quale noi preferiamo la busta al frullatore. Una volta mischiate le feci con la soluzione salina, riprendiamo il nostro contenitore, il nostro misurino, e filtriamo i resti insolubili . Eccoci ora quello che vogliamo fare è cominciare a separare i rifiuti che andremo a buttare via, che saranno il nostro, i resti del campione, saranno questo contenitore qua, la busta. Possiamo anche direttamente
gettare via i resti filtrati, piccolino. Eccoci, abbiamo tutto qua. Ora separiamo il contenitore, il misurino, e andremo a assorbire tutto il liquido nel nostro palloncino. Sappiamo che questo palloncino contiene da 2 a 3 decilitri, quindi non ci saranno problemi a contenere questa quantità, un decilitro e mezzo. Eccoci. Qui abbiamo il risultato del primo passo, la preparazione del liquido. Qui abbiamo il materiale che dobbiamo pulire e qui abbiamo il materiale che va gettato via, Noi ci vediamo nel secondo passo, dove spiegherò come inserire la nostra soluzione nel colon. Abbiamo preparato la soluzione per l'enema, ora passiamo al secondo passo, che sarebbe l'inserzione del liquido nel colon. Qui abbiamo abbiamo gli strumenti di cui abbiamo bisogno. Come prima abbiamo dei tovagliolini, abbiamo un po' di olio, questo può essere olio d'oliva o olio di cocco, la nostra soluzione, abbiamo un catetere, questo è 40 cm, abbiamo un sacco della spazzatura e una tovaglia da bagno. Adesso questa operazione idealmente si fa in un luogo comodo, si può fare su un materassino di yoga o si può fare anche nel prato, fuori nel giardino oppure su una coperta, io lo faccio qua per farvi vedere. Come procediamo? Procediamo nel seguente modo, abbiamo ancora i guanti dell'ultimo passo, cominciamo a prendere un cuscino, isoliamo il cuscino col sacco della spazzatura, mettiamo sopra la nostra tovaglia, eccoci, e siamo pronti per sdraiarci e proseguire. Adesso a questo punto, idealmente, se questo è il vostro primo trapianto, idealmente a questo punto avete il colon completamente libero. Vuol dire che se potete, lo stesso giorno è consigliabile eseguire una sessione di colon idroterapia, risvuotare il colon completamente. Ricordatevi che anche utilizzando un catetere di 40 cm e inserendolo completamente abbiamo raggiunto solamente la parte iniziale del colon. Il colon in totale misura 1,5 m, quindi è solo la parte iniziale. Quindi come procediamo? Prendiamo il nostro catetere, questo tubo, e lo montiamo sul palloncino. Eccoci, prendiamo l'olio, lo mettiamo qua da parte a noi, ecco, e ci sdraiamo sul fianco sinistro, così, sul fianco sinistro. Ora prendiamo un po' di olio e lubrichiamo la punta o il tubo di questo catetere. Lo lubrichiamo, prendiamo un po' più di olio e possiamo usarlo per lubricare intorno all'ano per facilitare l'entrata del tubo. A questo punto spostiamo il palloncino dietro di noi, mettiamo comodi sul cuscino e piano piano inseriamo il tubo dentro l'ano. Lo inseriamo, chiaramente a questo punto senza pantaloni, senza mutande, lo inseriamo e una volta inserito, idealmente più possibile, senza farvi male, ma al minimo qualche centimetro, almeno 4-5 centimetri. A questo punto, una volta inserito, si può alzare il palloncino e cominciare a inserire la soluzione. Giriamo il palloncino e schiacciamo e facciamo scendere la soluzione dentro il nostro colon, e questa operazione può durare 5, da 1 a 5, in qualche minuto in più,
in dipendenza dalla temperatura sentirete qualcosa, la temperatura del liquido, sentirete qualcosa. Una volta inserito potete rimuovere il tubo, spostare il palloncino da questa parte e cominciare a muovere, a vibrare leggermente, muovere un po' per far scendere il liquido, farlo muovere dentro il collo un pochettino. Ricordiamoci che questo collo a questo punto è vuoto ed è un tubo che può contenere tantissimo liquido, non ne abbiamo inserito un decilitro e mezzo, e dopo qualche minuto possiamo girarci sulla schiena, sempre stando comodi, possiamo sdraiarci, siamo comodi, muoviamo, dondoliamo un pochettino a destra e a sinistra, anche qui per qualche minuto, magari 5 minuti, alziamo le gambe, così da anche raggiungere parti più, la parte superiore del colon superiore. Dopo qualche minuto così, in questa posizione, possiamo girarci sul fianco destro. Ci giriamo, sempre facendo attenzione qui, sul fianco destro, e qui facciamo la stessa operazione. Stiamo per qualche minuto, in questo modo, ecco, così. Dopo 15-20 minuti che ci dondoliamo, abbiamo terminato l'inserzione. A questo punto siamo liberi di muoverci. Possiamo continuare al prossimo passo, che sarà pulire il materiale. Possiamo anche fare dei movimenti un pochettino più aggressivi, possiamo fare qualche esercizio per muovere il liquido dentro di noi, e l'idea è di ritenere il liquido più possibile, il più lungo possibile. E ci vediamo nel prossimo passo, che sarà pulire tutto quanto. Siamo all'ultimo passo, sarebbe la pulizia. Abbiamo prima di tutto l'olio e le tovaglie che possiamo riutilizzare. Abbiamo la spazzatura del passo precedente, possiamo cominciare a prendere la plastica, il contenitore del catetere e buttarlo via. Abbiamo qui il nostro palloncino col catetere, possiamo prendere questo è mono uso, quindi buttiamo via anche questo. Il palloncino andiamo a lavare. Abbiamo qui la spazzatura, questo è riutilizzabile. Questo da lavare, lo laviamo con acqua sapone, tutto quanto qui, e lo disinfettiamo con un po' di acqua ossigenata. Lo possiamo usare, l'acqua ossigenata va benissimo, oppure dell'alcol. E abbiamo il nostro copricuscino, andiamo a lavare la tovaglia se è sporca, altrimenti la riutilizziamo. E l'ultimissimo passo sarà buttare via i guanti nel cestino, perché sono monouso anche questi. Fai da te fase di mantenimento. Dopo aver concluso la serie di trapianti, raccomando di aspettare un po' di tempo e rendersi conto come si aggiusta il corpo. Ricordati che i cambiamenti possono durare fino a 3 mesi. Io consiglio di prendere nota settimanalmente di come si sviluppano i sintomi, quali sintomi sono spariti, quali sono apparsi, per monitorare lo sviluppo. Inoltre, una digestione sana è sempre accompagnata da delle feci ben formate, tipo 3 o 4 nella scala Bristol. Questo è uno degli obiettivi. Quindi, se i sintomi non migliorano, peggiorano, ti consiglio innanzitutto di considerare altri fattori causanti del tuo malessere, oltre alla disbiosi intestinale, oppure ti consiglio di provare un altro donatore. Se i sintomi migliorano inizialmente, ma cominciano di nuovo a intensificarsi o peggiorare, considera delle ricariche periodiche, cominciando con frequenze un po' più alte e piano piano riducendo la frequenza. Ho presentato tante informazioni, non vorrei sopraffare nessuno, vorrei perciò fermarmi un attimo e ripetere i cinque passi del trapianto in versione fai da te. Innanzitutto abbiamo la definizione del protocollo. Prepariamo perciò il pezzo di carta dove descriviamo tutto il nostro protocollo. Poi abbiamo il secondo passo, la ricerca del donatore sano. Dopodiché abbiamo la preparazione al trapianto, sia il donatore che il paziente. Poi abbiamo l'esecuzione della terapia e poi la fase di mantenimento.
Risorse utili, in questa slide presento delle risorse utili che ti possono aiutare a risparmiare sia tempo che denaro. Ti danno un vantaggio, sì, ma puoi anche assolutamente farne a meno. Il primo link è ai documenti che utilizzo io e che consiglio. Contengono le domande sulla salute, l'accordo per il donatore, gli esami, o diciamo i criteri degli esami del sangue e delle feci per identificare un donatore sano in modo efficiente e per risparmiare tempo e denaro. Sono, come detto, i documenti che utilizzo io e che consiglio. Poi il secondo link ti porta ad una checklist con la lista del materiale che ti serve e anche una pagina Amazon con i prodotti preselezionati. Poi, se non sei sicuro che sia ora, che sia venuta l'ora di provare il trapianto fecale e ti serve una seconda opinione, io sono disposto ad aiutarti. Darei un'occhiata agli esami che hai fatto finora. Dovresti rispondere a alcune mie domande. Parliamo via Skype o Hangout o per telefono e ti darei il mio parere. Questa opinione servirebbe soprattutto per assicurarti di aver provato approcci rilevanti che sono meno inconvenienti. Come già detto, non sono un medico, sono uno scienziato. Con anni di studio e duro lavoro sono riuscito a capire e risolvere o migliorare considerabilmente il mio caso, che comprende intestino irritabile, fibromialgia e 3 malattie autoimmuni. L'ultimo aiuto che posso offrire, e questo potrebbe essere interessante per i miei amici europei, sarebbe quello di venire a Barcellona ed eseguire il trapianto fecale utilizzando la mia infrastruttura. In pratica si eseguirebbe la fase di preparazione a casa, dopodiché si verrebbe a Barcellona per 2-3-4 settimane per una versione semplificata del trapianto fai da te. Ogni giorno si riceverebbe la soluzione per il trapianto fecale già preparata, fresca, nel bulbo con un catetere, pronta per essere inserita. Evidentemente dovresti metterti in contatto con me per verificare la disponibilità. Trovi più dettagli e più informazioni sul mio sito internet. Questa è una slide con la previsione dei costi, con un riassunto di quel che ho menzionato finora, in questo caso per una terapia di 2 settimane, che stimo verrebbe a costare dai 725 ai 1380 euro. Questa è basata sulla mia esperienza utilizzando i miei criteri, il mio screening. Senza i miei screening potrebbe venire a costare un po' di più, questa è la mia esperienza. Come paragone, 2 settimane presso una clinica costano più di 5.000 euro, il trapianto fecale 2 settimane a Barcellona costerebbe sui 1.500 euro. Mi auguro di essere riuscito a trasmetterti informazioni utili. Queste informazioni sono il risultato di ricerche mie e di esperienza mia, di esperienze di altri, e spero veramente che ti possano essere d'aiuto a capire se il trapianto fa per te e soprattutto a preparare e implementare il trapianto in modo ottimale. Se hai domande ti consiglio di dare un'occhiata al mio sito, altrimenti aggiungi le tue domande qui sotto nella sezione dei commenti. Grazie mille per l'attenzione.